Se è vero che nei prossimi anni qualsiasi compito che oggi può essere risolto con pochi secondi di ragionamento dalla mente umana sarà automatizzato, allora la domanda di competenze specifiche sull'intelligenza artificiale è destinata a esplodere. Per questo El Venture, società italiana di venture capital quotata a Piazza Affari, ha deciso insieme al suo acceleratore Luis & Labs di puntare su questo settore cercando di individuare, con la seconda edizione di AI Work Lab, startup ad alto contenuto tecnologico per farle incontrare con grandi aziende che oggi, per innovare davvero, sono obbligati ad aprirsi alle contaminazioni esterne. Giuseppe Tomei, Head of Open Innovation di El Venture Group. Ci piace pensare che il percorso imprenditoriale che aiutiamo queste persone a fare è un percorso imprenditoriale che sia un'opzione valida, un'opzione per rimanere, un'opzione per investire e per arricchire l'ecosistema italiano delle competenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che è effettivamente un punto importante di snodi internazionali in questo momento. Basti pensare che gli investimenti a livello mondiale superano i 45 miliardi di dollari, con fondi che arrivano per il 45% dalla Cina e per il 35% dagli Stati Uniti. Il resto lo fanno quasi tutto Canada e Regno Unito, e a un paese come l'Italia non resta che puntare sui propri talenti più che sull'entità degli investimenti. Augusto Coppola, Managing Director di Luis & Labs. Le start-up interessanti per un investitore sono le start-up che ci vengono a raccontare cosa succederà nel mondo e sul mercato fra 12-18 mesi, cioè che vengono a spiegarci come risolvere problemi che ancora non tutti vediamo, ma che fra poco diventeranno abbastanza chiari e possono usare questo tempo per sviluppare una soluzione che gli dia un vantaggio competitivo. I problemi che tutti vedono li vedo io, li vedi tu, li vede Facebook, li vede Google, Microsoft, tutta gente che ha gente in gamba, un sacco di soldi è già sul mercato e che quindi probabilmente sta già lavorando su problemi che tutti vedono. Oggi il gruppo cinese Tencent stima che in tutto il mondo ci siano soltanto 300.000 professionisti con conoscenze specifiche sull'intelligenza artificiale, ma la domanda è già nell'ordine di milioni.